Europa, VII secolo d.C. Il mondo islamico è in espansione. Dopo la presa di Gerusalemme e la caduta della Sicilia, il destino sembra ormai segnato. All'alba di un nuovo millennio, Papa Urbano II indice la prima crociata. Siamo nell'anno del Signore 1097. Nobili e cavalieri rispondono alla crociata. Tra questi uomini d'arme, un cavaliere, marchese di tutto rispetto, destinato ad essere vescovo e santo nel cuore della più antica e nobile lucanità, Gerardo della Porta. Gerardo era il terzo figlio del marchese di Piacenza. Dall'adolescenza era stato formato in convento, quello dove si addestravano anche i cosiddetti cavalieri della croce. Era un ottimo spadaccino ed un eccellente arciere. Era solito cavalcare. Spesso si recava sin dentro l'Appennino Ligure. Lì si fermava nei pressi di un ulivo nel bel mezzo della vegetazione. E proprio lì raccoglieva i suoi segreti, meditava sul suo futuro. Signore, giuro davanti a quest'albero per me santo, fedeltà eterna ai tuoi principi. Se è necessario combattere gli infedeli nei luoghi che tu hai calpestato, i tuoi luoghi sono i miei. Da tempo i rapporti con Gerusalemme non erano dei migliori. I turchi selgiuchidi ne avevano preso il possesso. La Chiesa romana aveva bisogno di rafforzare la propria influenza in Oriente. Gerardo, desideroso d'essere utile a questa causa, partì per Venezia per raggiungere l'esercito di ricognizione. Da lì sarebbe passato per Costantinopoli sino a giungere a Gerusalemme con una delegazione papale. Così partì con una galea chiamata la Santissima. Dopo tanto viaggiare, Gerardo aveva potuto esaudire il suo sogno. Era in Terra Santa. Nel 1099 i crociati conquistarono Gerusalemme. Il marchese Gerardo della Porta era fra loro. Ma quanto sangue era stato versato? Quanti uomini erano caduti? Un unico Dio, tante religioni. Il marchese piacentino si era dimostrato esemplare. Se ne uscì con una ferita alla gamba destra e al rientro in Italia venne trasportato nel Ducato di Puglia, terra da poco nelle mani delle genti normanne. Fu trasportato nell'arcidiocesi di Acerenza. Da tempo in quelle terre imperversava un esule uomo, il quale diceva ad essere il figlio di Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo. Il suo nome era Edoardo, ma si faceva chiamare Ardo, il barone Ardo. Era nativo di Rapolla, un paesino vicino alla Grande Melfi. «Sono il barone Ardo, figlio del Guiscardo», ripeteva continuamente. Odiava gli Altavilla, ma pur di godere degli onori, tentava l'impossibile. Era riuscito ad allearsi con un generale saraceno che comandava i resti di un esercito in disarmo. Insieme attaccarono il villaggio ed il castello di Cancellara, per puntar poi sulla rocca di Potenza. Potenza era una città di poco meno di 1000 abitanti, situata su di una montagna e posta strategicamente all'interno di un involucro montano. La via principale partiva dalla Torre Normanna, passando per la Porta di San Giovanni sino all'entrata principale denominata Porta Canonica, caratterizzata da un ponte levatoio, denominata oggi dai potentini Porta Salsa. Le ormai eccellenti qualità del marchese erano apprezzate ovunque. Gerardo venne chiamato in soccorso della Rocca di Potenza. «Miei prodi cavalieri, qui sorge un regno alleato del Papa. I Lucani ed io stesso che vengo da Piacenza libereremo la città con l'ausilio dello Spirito Santo». La furia turca sembrò atterrare dal cielo. La polvere rendeva ancora più surreale il campo di battaglia. Il cavaliere piacentino mostrò grande fervore. Liberata la città e sfilando dalla Porta Canonica, il marchese aggiunse: «Ora
Dobbiamo tornare a far risplendere potenza. Le strade luccicavano, i fiori facevano capolino e gli stendardi e le bandiere blu e rosse sventolavano in ogni dove. All'indomani della scomparsa, nell'anno 1119, il vescovo Gerardo della Porta divenne San Gerardo Vescovo. La sua venerazione da allora si è tramandata di generazione in generazione ed è tuttora palpabile nei cuori dei potentini, attraverso la storica parata dei turchi.